Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Continuiamo con i nostri approfondimenti dedicati ai mondiali, alla loro storia e alle curiosità che da sempre accompagnano questa competizione. Stavolta passiamo in rassegna le 10 peggiori squadre che hanno affrontato l'avventura della Coppa del Mondo, nazionali che hanno approcciato con grande entusiasmo, uscendone però amaramente ridimensionate. Ecco le 10 squadre peggiori nella storia dei mondiali. Bolivia 1950. Una presenza molto particolare, visto che i boliviani ai mondiali brasiliani disputarono una sola partita. Tanto bastò per essere eliminati e soprattutto per subire una goleada dai futuri campioni del mondo dell'Uruguay, che vinsero 8-0. Quella squadra aveva un CT italiano, il vicentino Mario Pretto, che dopo una carriera da calciatore nel Napoli emigrò alla Paz, finendo sulla panchina boliviana affrontando l'Uruguay di Obdulio Varela, Ghigia e Schiaffino. Emirati Arabi Uniti 1990. Tanto inusuale fu la presenza araba al mondiale italiano che Piero Chiambretti si affrettò a dedicare una striscia televisiva quotidiana all'avventura di una squadra composta da semiprofessionisti impegnati in patria come funzionari pubblici, poliziotti e vigili del fuoco. Gli Emirati Arabi hanno puntato però sul calcio con un progetto a lungo termine, partito col tanto vituperato Don Revy, l'artefice del Super Leeds degli anni 60 e 70, il maledetto United, poi finito nel ciclone della rivalità con Brian Clough. Negli Emirati però Revy portò i metodi moderni di allenamento e di tattica, che in poco più di 10 anni resero la nazionale competitiva per i mondiali, dove però arrivarono solo 2 gol fatti e 11 subiti contro Colombia, Germania e Jugoslavia. Panama 2018. La commozione dei cronisti di Panama al momento della qualificazione è significativa nel far comprendere la portata storica dell'evento. In Russia però il piccolo stato centroamericano dura un tempo, quello col Belgio, poi arriva anche una goleada subita contro gli inglesi in cui i tifosi impazziscono comunque di gioia all'unico gol realizzato da Baloyi. Si chiude in un clima di festa con 2 gol fatti e 11 subiti. Cina 2002. Le previsioni di un possibile sviluppo di massa del calcio in Cina vanno di pari passo solo con quelle che da 50 anni riguardano gli Stati Uniti. Se negli States sono arrivati oggettivamente dei passi avanti, il gigante asiatico resta fermo alla partecipazione nei paesi storicamente rivali, Corea e Giappone, quando a compiere il miracolo della qualificazione fu il giramondo del pallone per eccellenza, Bora Milutinovic, al suo quinto mondiale su 5 panchine diverse, anche se arrivarono poi 9 gol subiti e nessuno fatto nei match contro Costa Rica, Brasile e Turchia. Corea del Nord 2010. I nordcoreani tornarono sulla scena a 44 anni dal miracolo inglese in cui eliminarono l'Italia con il celeberrimo gol di Park Do-hik. Di Corea del Nord negli ultimi anni si è parlato molto a livello politico, ma a livello calcistico fu una grande impresa la qualificazione al torneo sudafricano, con i giocatori sciolti di commozione all'esecuzione dell'inno nazionale. Il 2-1 subito contro il Brasile fu accolto quasi come una vittoria, ma il successivo 7-0 del Portogallo portò il regime a intervenire con la trasmissione della partita, oscurata sul 4-0 per i lusitani. Arabia Saudita 2002. Nel 1994 i sauditi avevano esordito col botto, arrivando agli ottavi di finale anche grazie al pazzesco gol di Saïd Ovairan contro il Belgio.
Gli 8 gol subiti all'esordio dell'edizione nippo-coreana contro la Germania sono dunque una grande delusione. Arriverà anche un tris subito contro l'Irlanda e un KO di misura contro il Camerun, con 0 gol fatti e 12 subiti in 3 partite, per un movimento calcistico che in realtà si rivelerà una presenza abituale in Coppa del Mondo. El Salvador 1982. La più clamorosa sconfitta dell'era moderna dei mondiali riguarda i salvadoregni, che nel 1970 si resero protagonisti della surreale guerra del football con l'Honduras per la qualificazione al mondiale messicano. In Spagna nel 1982 ci sono entrambe le nazionali, ma El Salvador va clamorosamente in bambola contro la tutt'altro che irresistibile Ungheria. La Selecta arrivò in Europa lasciando un paese dilaniato dalla guerra civile e con una federazione in preda al caos, che portò solo 20 dei 22 giocatori con vocabili in Spagna per fare spazio a parenti e amici nella delegazione. Addirittura prima del fischio d'inizio vennero chiesti i palloni in prestito ai magiari per il riscaldamento. Arrivarono 10 gol, patiti come una vergogna nazionale, col mondiale che si chiuse pure con due sconfitte più onorevoli contro Belgio e Argentina, solo di misura quella contro Maradona e compagni, e con un giocatore, El Máquico González, che trovò addirittura mercato nella Liga Spagnola. Haiti 1974. Quando Emmanuel Sanon fece a pezzi la difesa italiana, con Dino Zoff che non subiva gol da 2 anni, e nella partita d'esordio portò gli haitiani in vantaggio contro gli azzurri, si pensò a una nuova Corea. L'Italia poi ribaltò il risultato e Haiti chiuse il mondiale in Germania con 2 gol fatti e 14 subiti, ma quella rete rimase nella storia come il momento più alto della nazionale locale, che non ha più partecipato a un mondiale e al massimo ha raggiunto nel 2019 la semifinale della Gold Cup. Zaire 1974. Un'altra storia tra le più suggestive nei mondiali. Il dittatore Mobutu, che in onore al suo copricapo aveva trasformato da leoni in leopardi il soprannome dei giocatori della nazionale, aveva riempito di dollari le tasche dei componenti del gruppo prima della partenza per Monaco di Baviera. Dopo i 7 gol subiti contro la straordinaria Jugoslavia, arrivarono le minacce. Più di 3 gol contro il Brasile e ci saranno rappresaglie. Quando Rivelino sta per segnare il quarto su punizione, Muepui Lunga esce dalla barriera e calcia per primo il pallone, scatenando l'ilarità del mondo che non conosce il dramma. Non arrivarono altri gol a fronte dei 14 subiti senza nessuno fatto, con la squadra che rientrò a Kinshasa in un raggelante silenzio. Corea del Sud 1954. Una storia molto particolare quella dei coreani del 54 che merita di essere raccontata. La qualificazione arriva contro il Giappone con gli strascichi degli anni della guerra e la squadra accolta da eroi dopo il successo. Chung Nam-sik, uno di quelli che sono ancora ricordati oggi come gli eroi del 54, raccontò: "Eravamo stanchi e affamati, molti di noi non avevano mai visto un campo in erba, non avevamo avuto il tempo di allenarci in modo accettabile. Come se non bastasse, dovemmo giocare la prima partita ai mondiali nella storia coreana contro la grande Ungheria. Eppure non avevamo paura, non ci sentivamo né inferiori né poveri. Il calcio è uguale per tutti." I 22 membri della spedizione coreana, per raggiungere la Svizzera, viaggiarono in treno da Seul a Busan. Da lì presero la nave per la città giapponese di Shimonoseki, dalla quale in treno raggiunsero Tokyo. Da lì la metà dei coreani partì con un volo dell'Air France, gli altri accettarono l'ospitalità dell'aeronautica militare statunitense e salirono su un aereo che li portò a destinazione in ben 64 ore. Arrivarono 2 sconfitte, 9-0 contro l'Ungheria di Puskas e 7-0 contro la Turchia. Ong Duk-yung, il portiere, raccontò: "Puskas era incredibile, a un certo punto ha colpito la traversa e io ho pensato che avrebbe continuato a vibrare sino alla fine della partita. Tirava da ogni posizione, era impossibile fermarlo anche se giocava in modo abbastanza semplice." Nonostante 0 gol fatti e 16 subiti, quella squadra viene ancora ricordata come un esempio di volontà nella storia dello sport. E tu ricordi altre squadre che meriterebbero di essere ricordate tra le peggiori di sempre dei mondiali? Scrivilo nei commenti e naturalmente se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!